oggi vertice da remoto tra Prefettura, Comune di Pescara e ASL. La decisione, tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse per altri 7 giorni a Pescara e nell'area metropolitana sino a Città Sant'Angelo. Solo per i nidi si sta ragionando, preoccupa sempre di più la variante inglese che ha raggiunto percentuali altissime. Intanto oggi 653 nuovi casi e 17 decessi. Ma facciamo il consueto punto in diretta da Pescara. Marina Moretti, buonasera Marina. Sì Massimo, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Questa volta la lettura del bollettino sanitario emesso dalla Regione Abruzzo non si svolge on the road, come sempre, ma in un luogo chiuso. Siamo infatti nella stanza del sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ci spiegherà tra poco perché siamo venuti proprio qui. Si è appena concluso il vertice con la prefettura, con la ASL, si sta valutando la situazione delle scuole nella zona di Pescara, che come sapete, come quella di Chieti, è in zona rossa, oltre ai 5 comuni dell'Aquilano. E questo alla luce anche degli ultimi dati che non sono buoni, anzi c'è ancora insomma questa presenza dell'aumento dei contagi, e si evince anche dal bollettino di oggi che vede 653 nuovi positivi in Abruzzo su 13.566 tamponi fatti, metà e metà fra molecolari e antigenici. L'età dei nuovi contagiati va da 7 mesi a 93 anni, il tasso di positività è identico a quello di ieri, 4.8%. Sotto i 19 anni ci sono 148 nuovi positivi, la maggior parte dei quali è proprio nella zona di Pescara, poi Chieti e poi Teramo e infine L'Aquila. Pescara, per dire, ha 67 nuovi positivi sotto i 19 anni, 46 Chieti, 25 Teramo e 10 L'Aquila. Ci sono anche 17 nuovi deceduti fra 54 e 94 anni. Ci sono anche per fortuna dei guariti, sono ben 721, e poi le persone in terapia non intensiva sono 609, meno 8 rispetto a ieri, quelle in terapia intensiva sono 78, più 2 rispetto a ieri, e poi invece quelle persone che sono a casa con il monitoraggio costante dell'ASL sono 1948, meno 79 rispetto a ieri. Questo il dato, che il consueto bollettino, che ci dice però che la percentuale territoriale, diciamo così, dei nuovi positivi resta sempre localizzata fra Pescara e Chieti. E allora, sindaco, che cosa si è deciso in questo vertice? Le scuole si terranno ancora chiuse? Buonasera, si terranno chiuse almeno per un'altra settimana. Abbiamo ascoltato il dottor Parruti, il dottor Polidoro, il dottor Ciamponi, che ci hanno detto di non abbassare la guardia, che in questo momento è fondamentale contenere il virus, e il virus si contiene anche mantenendo la didattica a distanza. Lo hanno detto chiaramente, le loro risposte sono state sollecitate dai 4 sindaci, Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, anche con posizioni articolate, però l'allarme è forte. E quindi oggi non ci possiamo permettere, hanno detto i medici della ASL, una sottovalutazione del problema legato alle scuole, perché queste settimane di chiusura comunque sono servite in prevenzione a contenere il virus nelle scuole, ma ove oggi venissero riaperte, questo virus potrebbe espandersi in maniera forte all'interno delle scuole, perché la variante inglese oramai ha raggiunto il 100% dei contagiati. Quindi oggi tutti quelli che sono contagiati sono con la variante inglese, che è quella proprio che colpisce la giovane età. Sindaco, le scuole di ogni ordine e grado, si sta ancora discutendo sui nidi, ma parliamo delle scuole di ogni ordine e grado chiuse ancora per una settimana a Pescara e anche in quei comuni che ha citato lei? A Pescara e anche in quei comuni che ho citato, perché la posizione Spoltore, comune, Silvano, Città Sant'Angelo. Ma ce ne sono anche altri, perché c'è anche Cappelle che ha chiuso le scuole, c'è Cepagatti, ci sono diversi comuni che stanno seguendo l'indirizzo della ASL. Poi abbiamo chiesto, sono 400 persone, 427 per l'esattezza, che afferiscono al mondo scolastico che sono in quarantena. Poi abbiamo anche sottolineato un fatto, che quando la situazione si espande in questo modo e coinvolge più comuni di
rilevante importanza, il provvedimento deve essere più ampio. Quindi noi auspichiamo che la Regione, che il CTS, che il Comitato Tecnico Scientifico prendano una posizione chiara e costruiscano un protocollo che preveda determinate azioni nelle zone rosse. E queste azioni, sì, più omogeneo, perché alla fine noi sindaci ci assumiamo la responsabilità, ce la prendiamo tutta, prendiamo delle decisioni difficili, in questo caso possiamo prenderle perché abbiamo il sostegno del dottor Parruti, del dottor Polidoro, del dottor Ciamponi, che devo dire, grazie anche a queste riunioni che il prefetto organizza con tutte le forze dell'ordine, c'è un comitato molto variegato che si occupa di questo tema e sicuramente non se ne occupa in maniera superficiale, se ne occupa in maniera molto molto approfondita. È per questo che alla fine siamo tranquilli nel momento in cui prendiamo decisioni difficili per la popolazione, però necessarie. Certo. Allora, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci, siamo costretti a chiudere anche velocemente per dare modo di mandare in onda anche gli altri servizi. Quindi buonasera Massimo da Pescara, da Diego Martelli e da me, buona serata.